Salve ragazzi e bentornati a Videogame News, il TG di EveryEye.it che vi consente di tenervi sempre aggiornati in merito alle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi della versione PC di Rise, Son of Rome. In base alla pagina ufficiale di Steam dedicata al gioco, veniamo a sapere che l'edizione digitale sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 10 ottobre al prezzo di €39,99. Tutti gli utenti che effettueranno il pre-order riceveranno inoltre la colonna sonora in formato MP3. Ricordiamo infine che l'ultima fatica di Crytek sarà disponibile anche in edizione retail, ma il publisher Deep Silver non ha ancora svelato la data d'uscita. Microsoft ha comunicato ufficialmente che Forza Motorsport 5 potrà essere scaricato e giocato gratuitamente dagli abbonati ad Xbox Live Gold per l'intero fine settimana. La casa di Redmond infatti vuole promuovere nel migliore dei modi l'imminente Forza Horizon 2, consentendo ai suoi utenti di provare a fondo l'ultimo corsistico sviluppato da Turning 10 e pubblicato come titolo di lancio per la console. Speriamo che il colosso americano proponga iniziative simili anche per altri titoli, dando così la possibilità ad un'ampia fascia di pubblico di provare alcuni dei first party più interessanti usciti su Xbox One. Sembrano non volersi concludere le problematiche riguardo alla localizzazione europea di Shin Megami Tensei 4. Dopo oltre un anno dall'uscita americana, infatti, Atlus aveva comunicato che il gioco sarebbe finalmente arrivato durante il mese di settembre anche in Europa, ma soltanto sull'eShop del Nintendo 3DS. La compagnia purtroppo ha annunciato che il titolo subirà un ulteriore ritardo e non verrà pubblicato sullo store della casa di Kyoto prima di fine ottobre. Si tratta indubbiamente di una pessima notizia per gli amanti del franchise ruolistico, che saranno ripagati solo in parte dal conveniente prezzo di €19,99 che la Software House ha fissato per il suo titolo. La catena inglese Game ha rivelato su Twitter la data di lancio di Project Cars per il mercato britannico. Il gioco dovrebbe arrivare nei negozi il 21 novembre, anche se poi il messaggio di cui vi stiamo parlando è stato rimosso subito dopo la pubblicazione. Al momento, quindi, la notizia va presa con le dovute precauzioni, almeno in attesa di informazioni più precise da parte di Namco Bandai e Slightly Mad Studio. Vi ricordiamo infine che il titolo è atteso su PC, PlayStation 4 ed Xbox One, mentre la versione Wii U vedrà la luce soltanto nel corso dell'anno prossimo. Electronic Arts ha annunciato che tutti gli utenti abbonati al servizio EA Access potranno provare FIFA 15 5 giorni prima dell'uscita ufficiale. Il publisher offrirà infatti 6 ore di gioco da sfruttare liberamente, dando quindi la possibilità di testare con cura il titolo e decidere eventualmente di acquistarlo oppure no. È confermato inoltre che la stessa modalità di prova sarà disponibile anche per NHL 15 e che acquistando le versioni digitali di entrambi i titoli si avrà diritto al 10% di sconto. Ricordiamo inoltre che questo servizio in abbonamento è presente in esclusiva su Xbox One. Qualche giorno fa Square Enix ha annunciato Dragon Quest Heroes in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 3. In risposta alla domanda di un fan, il produttore esecutivo del gioco ha affermato tramite un tweet che la pubblicazione del titolo in Occidente non è da escludersi del tutto. La compagnia infatti non ha ancora deciso nulla in merito ed anzi sta tenendo in considerazione ogni possibilità. Noi speriamo ovviamente che il titolo possa arrivare sul nostro mercato, magari assieme agli altri capitoli del franchise inediti per l'Europa, fra cui spiccano Dragon Quest 7 per 3DS e Dragon Quest 10 su PC e su tutte le piattaforme Nintendo. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo a Bethesda. Il publisher ha fatto sapere di aver anticipato la data di uscita di The Evil Within, cambiandola dunque per la terza volta di fila. Il gioco era previsto originariamente per il 23 di ottobre e poi per il 17 dello stesso mese, ma adesso sappiamo che arriverà definitivamente in Europa il 14 di ottobre, giorno in cui sarà distribuito anche negli Stati Uniti d'America. C'è comunque grande attesa per il titolo, che ricordiamo trattarsi di un horror ideato dal game designer Shinji Mikami, noto per aver creato il franchise di Resident Evil. Il flop di questa edizione invece spetta un'altra volta a Nintendo. La casa di Kyoto ha smentito di recente le indiscrezioni che volevano il New 3DS finalmente libero dal region lock, comunicando ufficialmente che non ci saranno variazioni di sorta con il nuovo dispositivo rispetto alla console precedente. È un peccato dunque che la compagnia nipponica non abbia colto l'occasione di porre rimedio ad una delle problematiche più sofferte della vecchia console portatile. Con questa notizia è tutto per l'edizione odierna del Video Game News. Noi con il nostro TG ci vediamo come sempre martedì prossimo. Ciao a tutti!